Ciao Sara! Col super gatto. Ciao Raff! Ora iniziamo, ho preparato già i colori. Ah, Sara, non sai, mi hanno commissionato Midara, mi sono messo troppo a ridere. Che ho pensato? Ciao Darsh, mitico! Sì, vabbè, erano solo 20 pezzi, quindi adesso sì, dai, lo faccio. Tanto li posso pure streamare, ho il permesso. Eccoci! Brava così come. Ok, dopo ti mando le foto dei pezzi. Allora ragazzi, oggi Captain Marvel. Iniziamo subito con l'incarnato. Allora, che mi raccontate? Sara sta dipingendo Midara. E abbiamo visto che deve aumentare il numero di copie, il numero di pezzi da dipingere al giorno. Altri occhi? No, questa qui c'ha gli occhi bianchi. Tranquilla, Nim. Raffa, scusa. Siamo col Bugman's Glow. Non posso zoomare di più perché sennò mi va in out focus, però spero che basti. Can
Sono emozionatissima, ragazzi. Oggi è la prima volta che non pago il parcheggio qua sotto. Sono venuta con la moto. Sono emozionatissima. Ora quando scendo stasera verso le 8 non ci trovo più la moto, rimozione forzata. Sarebbe troppo una presa a male. Allora, l'incarnato tanto ha solo il volto, questo qua sotto. Stavo dando che il mio Cap America è palliduccio. Vabbè, sta così tanto antipatico. Guarda, se gli vuoi dare un po' di colore, aspetta, riguardo un attimo la foto che hai mandato, perché potresti correggerlo anche con un semplice glaze. Allora, dov'era? Su Whip, vero? Sì. Ok, sì, diciamo che c'è troppo Kislev e Flayed One Flash, magari, e ti manca la parte di Bugmans, diciamo che si veda un po' di più. Semmai qua sotto sulle guance puoi fare un leggero glaze. Raffa, perché ti fatto lì? Abbiamo un Captain America torinese, grande. Aggiungiamo Angor Flash. Comunque questa playlist dello sport non è che mi ispiri tanto, ragazzi, amo random. E ritorno ai nostri classici videogiochi, quindi Epic Gaming. Yes. Se non mi dispiace, ovviamente. Allora, la luce viene da sinistra. Light's coming from the left side. Praticamente Raff fai come sto facendo io con lei. Vedi che gli ho lasciato il guanciotto. Se metto a fuoco, dai, metti a fuoco. Ok. Il guanciotto un po' più scuro. E ora aggiungiamo il Flayed One Flash. Darci, te che dipingi bello, sempre il Templare, il Crociato? Io un giorno mi devo mettere qui e pulire tutti i barattolini della GV. Non lo farò mai. Non so se mi evita a riprenderlo. Ok, vabbè, tranquilla. Grande Mirko, come stai? Bene, bene. Hai già iniziato il tuo mitico gessato?
Ah, Raf, lo sai che faccio? Dopo te lo modifico con Photoshop, semmai cap. Adesso mi è venuto in mente, ti faccio vedere come lo correggerei io. Poi dopo vedi tu, insomma, se te lo senti o meno. Non sono ancora al lavoro, ok. Sono solo in pausa. Ti ho già fatto salire l'ansia per tutte le righine, vero? Sfruttiamo sempre il nostro 50-50 qui, che ci aiuta tanto. Soprattutto per l'effetto cartonato. Ok, e l'incarnato è fatto. Tre colori, velocissimo e semplice. Adesso facciamo i denti e gli occhietti. Quindi prendiamo il bianco, anzi ce l'ho già nella palette. Prendo un 000. Sempre lui, sempre il crociato. Grande Darcy. Lascia sta in depressione. È da stamani che penso a come usare il pennello per farle. Allora, guarda, trucco. Io mi metto di solito così. Ok, mi appoggio con tutto quello che posso e poi inizio a fare le righine così. Cerca di fare il tratto più lungo possibile, ok? Vediamo tipo così. Ti metti lì, fai ta 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 e cerchi di non piegare la punta in questa maniera. Ovviamente ora ho esagerato, però per farti capire, perché così allarghi la pennellata. Anche perché da gittata a divisa carciata è un attimo, lo so. Infatti vai con lo scuro prima, col grigio molto scuro. Poi il gessato ci sta che rimane, che non viene la riga perfettamente bianca, ma ci sta che è un po' grigina scura e grigina chiara anche nella realtà. Quindi va bene. Allora, facciamo questi micro denti. Non che siano scolpiti benissimo. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Ma le righine della giacca devono combaciare con quelle gambe? No, no, assolutamente no. Non devono combaciare, puoi farle sfalsate. Ovviamente il pantalone attento perché la giacca un po' di meno perché ho visto che è dritta. Il pantalone attento quando fa la piega giù in basso. Lì devi seguire un attimo il disegno della piega della riga. Perché non è che è dritta per dritta. Siccome fa la piega, un po' rientra verso destra o sinistra, capito? Un po' così. Non mi importa se sbavo perché tanto poi devo ripassarlo. Ok. Io c'ho il botto che funziona, mi sa come mai. Depression incoming. Tranquillo. Allora, adesso iniziamo a impostarci il cappuccio, diciamo, quindi rosso. Rosso, usiamo sempre i soliti. Blood red, un po' di chimera, vermiglio, scarlatto. E ho trovato il Sunny Skin Tone, ragazzi. L'ho ritrovato finalmente. Era perso nei meandri di una scatola. Allora, direi che un po' di rossi già ce l'ho sulla tavolozza, quindi sfruttiamo prima quelli.
Questo è un chimera, ma è diventato acqua. Ok, quindi lo rimettiamo. Un po' troppo. Allora. Allora, il cappuccio è tutto rosso, sì, perfetto. Ora faccio il più con il pennello grosso, poi dopo ritorno con quello con la punta più fina. Vedete, questo è il lavoro che fanno in chimera quando vengono diluiti. Queste sono le famose pennellate video che rimangono. Infatti non vanno mai diluiti, però ormai c'è il pennello bagnato, quindi questo è quello che è successo. Hai visto quanti X-Men Marvelini sono stati sbloccati? Fai all in pledge anche di quello? Allora no, ho visto la mail di ieri che hanno sbloccato roba extra, però non è che mi interessassero più di tanto. Ora vedo la fine. Comunque sia. Perché se poi è come dice Sara, tocca spenderci parecchio per le tasse di spedizione. Comunque già tutti quelli che praticamente ci stanno nell'Ultimate sono uno spettacolo, quindi secondo me andrebbe bene anche così, eh. Sono certi supereroi che mai visti, mai sentiti. Adesso sto passando il chimera, ovviamente senza diluirlo, o con pennello umido, in modo tale che abbiamo una base coat migliore, senza macchie ovviamente. Poi lì sotto all'occhio andremo a farlo con un po' più di blu, in modo da dargli uno sguardo sempre intenso, che anche se ha la maschera non importa. Se li sono inventati apposta per il kick. Sì, ma secondo me sì, perché se vai a vedere le news che mandano ogni volta che si sbloccava qualcosa, è veramente assurdo, cioè supereroi veramente boh.
partorire dal giorno alla notte, perché dici, ma questo chi è? Cioè, secondo me pure Stan Lee si è rivoltato nella tomba, eh. Abbiamo messo Epic Gaming. Stiamo un po'. Vediamo quest'altro. Calcolo il 22% sul totale. Spese spedizione comprese, purtroppo. Ti tengo di sottofondo. Ci sentiamo su Discord. Torno al lavoro. Ok, grazie, Mirko. A me gli X-Men non mi hanno mai fatto impazzire. Quindi mi basta il pledge base. United. Gli United invece. Mi sa che ne prenderò qualcuno. Come vedete già è molto più uniforme. Iniziamo a fare anche le altre parti rosse, così ce le segniamo. Quindi abbiamo qua dentro. Comunque, boh, ce ne saranno alcuni veramente carini. Tipo l'ultimo non mi piace, quello di Silver Surfer, hai visto? Che lui l'hanno fatto tutto argentato già. Non è che mi ispirasse più tanto. Niente, ragazzi, oggi non mi vogliono mettere musica allegra, ma che succede? Cyberpunk, vediamo un po'. Game on. And every moment counts, baby. I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep Allora. Under the stars. Abbiamo altri pezzi da fare rossi, quindi. Qua dietro è rosso. Tutti i rigamini faremo oro non oro, tessuto non tessuto. L'oro tessuto. Sì, è vero, tra quello già argentato e quello trasparente di fuoco non so chi sia peggio. Sì, infatti, ho visto pure io. Poi abbiamo il guantino, i parafianchi. Allora, il guantino tutto, sì, anche la parte esterna. Perfetto. Antipatica. Spamma troppo sto coso. Devo ridurre il tempo. Cioè, devo aumentare il tempo. Anche perché poi ha deciso di partire oggi, perché le altre volte c'era, ma non è mai partito, vabbè. L'abbiamo impostato, quindi iniziamo con il secondo layer. Ah, ma pure tutte le dita sono rosse, ok.
quindi solo i bordini sono gialli, che andremo a fare con l'oro tessuto. Ok. Ok. Allora adesso gli facciamo un attimo l'espressione un po' più cattiva e la facciamo aggiungendo un po' di blu al nastro rosso. Grande song genre request, vai. Che genere di musica vuoi? Ovviamente senza copyright free. Mi dico ma. Poi fighissimo, in bocca Max e subito cambia musica, capito? Dobbiamo fare il DJ. Correggo subito. Hard rock. So che anche tu non disprezzi, no, assolutamente. Ce l'ho fatta a connettere. Oh, grande Edo! Mitico! In realtà mi scliccato dalla fretta. Dai, mo ti metto qualcosa di rock. Aspetta un secondo. Che pulisco qui gli occhietti che ho sbobbato. Se ce la faccio. Se no ci passo il blu sopra. Io non è che mi faccio troppi problemi. Ok, perfetto. Oh, finalmente occhietti ben definiti. Ecco. Spavi da una parte e spavi dall'altra, ovviamente. Appena finito di lavorare. Ok. Allora andiamo a scegliere un po' di rock. Vediamo un po' che ci offre il rock. Vai, proviamo un po'. Bella, mi piace. Anche un po' folk. Allora, dicevamo. Posso aggiungere leggermente un tocco di glaze rossiccio per le labbra, in modo da dare l'effetto un po' dell'incarnato. Quindi facciamo questa mescola qua con un po' di Bachmans e un po' di rosso e andiamo a delineare un po' le labbra. Proprio leggero leggero, però quel che basta. Un po' Blind Guardian questi. Guardian. Ok, iniziamo ad aggiungere lo scarlatto. Iniziamo a dare un po' di luci al nostro cappuccio. Ovviamente dovremmo farli in versione cartonata.
Quindi mettiamo un po' di scarlatto e un po' di rosso chimera. E vediamo un po'. Allora, di qua è più scura e di qua è più chiara. Seguendo una reference, ovviamente. Colore del mese. Poi abbiamo qua. Lo sto sketchando praticamente. Questo invece di Dors. Ma il tuo box Marvel è anche Venom? No. No, come cattivi c'è Teschio Rosso e altri due che ora non mi vanno in mente chi sono. Grande Karim! Come stai? Che mi dici? Continuo a sketchare. Ma te hai imbottito di GV nel boccetto tipo Lego? No. Non ci ho avuto questa pazienza. Stanno nella bottiglietta originale, quella che fa schifo. Bene, dai, sto guidando. Grande. Faccio compagnia ormai. Mentre guidi. Allora. Ok, qui abbiamo un po' di luci un po' strane. Schiacciamo qua dietro. Adesso sto usando un vermiglio. Qua potrei usare un blood red che è un po' più scuro. Se vuoi ne lancio qualcuna, Sara, ne ho 16. Giaga mi ha fatto venire voglia di frittata, ma non ho le uova. Io vorrei farlo, ma poi è zero. Ti prende un po' di tempo comunque. Poi ricordati che ci devi mettere le palline. Ok, queste sono un po' troppo spinto. Quindi torniamo a... facciamo electronic dance. Sono beats.
No, Bizzotris. Niente, niente, ormai. Album. Wanderlust. Proviamo. Allora. Di qua è in ombra, quindi la luce la faccio con il blood red, che è un po' più scura. Poi qui nel petto abbiamo solamente la luce qui che taglia perché c'è il collo che fa ombra. Qua sopra poi andiamo a fare i riflessi bianchi, un po' come abbiamo fatto con Iron Man. Poi il trucco di farlo cartonato, che ho capito, è di fare le linee nette tra un layer e l'altro, perché se sono nette l'effetto cartonato risulta. Ora poi questo pezzo qui lo andiamo a sfumare ovviamente perché comunque sia è stondato ed è il nostro punto focale, quindi l'ho fatto meglio. Per il resto intanto continuiamo a schiacciarlo qui sull'avambraccio dritto per dritto. La luce abbiamo detto viene da sinistra. Qui la scultura ci aiuta molto perché ho tutte le sezioni ben definite. Qui invece abbiamo solo questo quarto di coscia, il resto è in ombra. Ok, adesso ritorniamo ad aggiungere il vermiglio. Come si questo supereroe che non ho visto il titolo, Captain Marvel. Ora tra un po' gli faccio il crestino biondo. Ovviamente adesso ripasso dove ho passato la luce prima, però riduco un po' l'area e ci vado un po' più col colore spesso. E righe nette. Ok.
Allora, qui sulla spalla, ok, sì, è tutta chiara. E poi dopo andiamo solo a fare le righine bianche. Sarà la parte più difficile. Ma noi non temiamo nulla. L'orecchio lo profiliamo così risalta un po' di più. Vado FK che la mi sta smontando casa. Perché spesso, allora, spesso vuol dire, no, non troppo spesso ovviamente, non ci aumentando, perché così copre direttamente al primo passaggio, diciamo. Non vogliamo che si assorba troppo. Ora ti faccio vedere sull'unghia che vuol dire spesso. Ok? Mentre diluito è così, consistenza layer è più trasparente. E lì è il nuovo carpentiere. Allora, adesso tra un po' iniziamo a mettere un po' di arancione, però prima voglio sfumare un attimino qua. Ok. Nail art by Mush. Opla. Adesso iniziamo a mettere un po' di scarlatto, che è un po' più arancione rispetto al vermiglio. E provo a fare una cosa stranissima che gli hanno fatto nella box art. Cioè, due cerchi qua. Sinceramente li copio solo perché mi interessano. Fondamentalmente non è che abbiano molto senso. Ripassiamo un po' qui. Questo scarlatto ovviamente facciamo le luci massime. Marcato un po' di più le sopracciglia. Rifacciamo le luci qui a sinistra, un po' più potenti. Lì no, facciamo scarlatto, facciamo, scusate, vermiglio, perché è più in ombra, ovviamente. Ok, diciamo che lì un po' di luce la prende, qui sotto nell'angolino della spalla. Ok. Qui si può aumentare un po'. Ok, adesso
profiliamo qualcosina. Allora, sempre con viola e blu. Madonna Karim, sei veramente cattivo. Devo farlo al contrario? Ok. Fortuna che è facile. Diciamo. Veramente spietato. Ora non lamentarti che poi sbavo, eh. Allora, profiliamo le orecchie. Ok, vedete? Si staccano un po' di più, no? Però ora devo fare tutto al contrario, quindi. Ah. 5 minuti dura, vero Karim? Fammi prendere il tempo, ok, fammi 23. Allora, che è successo? Credo qualcosa. Dai, sto guidando, non ti. No, non posso, ti va bene. Dove mi chiama, recupero dopo. Ciao, va bene, Darce, tranquillo, grazie. Allora, rifacciamo gli occhietti. Il mentuccio. Ah, non ti posso zoomare. Ah, beh, è vero, è vero. Aspetta, faccio questo, poi lo rimetto a capo di sotto. Promesso. Ok. Correggo qui un po' l'incarnato. Ok, perfetto. Puoi girarlo, tanto sei bravo a stress. Dai, ho fatto due cavolate, per fortuna andava bene. Grazie. Allora, continuiamo con il nostro arancione. Definiamo il sopracciglio. Ora, per far vedere di più questo di qua a sinistra, dobbiamo fare l'ombra. In modo tale che risalti. Quindi io piano piano, accanto alla luce che ho fatto, io vado a fare l'ombra. Ed ecco che è venuto fuori il sopracciglio. Qui invece lo faccio per correggerlo. Altro perfetto. Ok, allora do altre due tre luci. Ciao Guido, grandissimo. Cristina, Cristina, Cristina. Ok, ora facciamo la Cristina. Cari Muscini, buonasera, saluto veloce che sto mezzo morto. Torno in loculo. Grazie Guido per essere passato. Sì, do un attimo altre due luci.
con il rosso, così sì, lo segniamo per bene. Che il rosso, vi ricordo, il giorno dopo è da ripassare perché si asciuga, perde di tono, questo sempre. Quindi ripasso giusto qui dove ci sono le luci massime e siamo pronti per fare la crestina. Ok, Cristina, la facciamo con nero, uniforme giapponese, uniforme inglese e ice yellow. Io ho finito la palette. Allora, uniforme inglese, uniforme giappo. Il cielo ce l'ho già nella palette. Semmai posso usare un po' di Dumble Brown. Ah, Max, eri tu stamattina nell'ordine. Grande. Grazie mille. Allora, ok, andiamo a fare il nostro biondo. Ho dimenticato di fare gli stivaletti rossi, dopo li facciamo. Consideratelo già preparato e domani spedisco. Un attimo un pennello un po' più grande, che siamo un po' più comodi. Dai, metti a fuoco. Prova. È vero. Super flash. L'avete mai letto il libro La fisica dei supereroi? È veramente figo. Lo portai come tesi in quinto. Ok, la base è impostata. Adesso punta più fina. Aggiungiamo sempre più giallo, quindi uniforme inglese con uniforme giappa. Definiamo le prime luci. Grande, l'hai letto? Quanto è figo! Io pensiero lì ho conosciuto Ant-Man. Ah, ok, la fisica di Star Trek, manca un pezzo. Com'è quello? Ricordiamoci di lasciare le parti in ombra, così spiccano. Vale lo stesso? Sì, dai. Sicuramente sarà più incentrato sui viaggi interstellari, quella roba là.
Invece c'è la fisica supereroi, è veramente carina. Fa Flash, Ant-Man che diventa piccolo, Superman, si fa un bel pombo e poi ci stanno. Mi pare pure Tempesta c'era. Meraviglioso. Ok, adesso iniziamo ad aggiungere l'Ice Yellow e scusate, l'uniforme giappa. Aspetta che lo asciughiamo bene. Ovviamente qui seguiamo le ciocche che comunque sono scolpite bene e ci aiutano. Ok. Ma questa è la tua questione per i vichinghi. Non hai preso Blood Rage come board game? No, perché io con i board game non vado d'accordo. Nel senso, ho preso questo qui è il mio primo board game che ho acquistato in tutta la mia vita. Ma perché sono impazzita per i Marvellini. Allora adesso Ice Yellow, ragazzi. Solo nei punti di massima luce. Anzi, gli facciamo una cosa fighissima. Gli facciamo il riflesso biondo da anime. Allora, sistemiamo. Adesso correggiamo dove necessario, tipo qua. Allora fare i bordini. Aggiunto un po' di uniforme giapponese, così un po' più delicato. Sto usando un 000 ovviamente.
Da questo lato invece è un po' più in ombra, quindi il riflesso bianco noi lo facciamo, lo lasciamo solamente di qua. Un leggero glaze di uniforme giappa, lo rendiamo un po' più giallo, meno bianco. Correggiamo solo dove serve. Quindi vado a rifare giusto qualche dettaglio più interno con il bianco, cioè con l'ice yellow in realtà. Ok. Così abbiamo il nostro riflesso. Ok. Sembra poco. Allora, adesso direi facciamo la tutina blu. Prima faccio quei pezzi rossi che ho saltato, ovvero aggiungere il blu. Facciamo la tutina blu e infine i bordini dorati. Allora, di rosso ci manca questa fascia. Quindi partiamo da un porpora. Ho ottenuto mischiando rosso e blu. Questo è tutto rosso. Facciamo anche qua dentro. Ok, perfetto. Mentre lo stivale, allora, è tutto rosso. Allora, ok, rosso e giallo praticamente. Ok, quindi quello è giallo, qui è rosso, quindi qua è giallo. Ok, it's over 9000. Sì, è la versione super saiyan questa. È la versione che piace a Thor. Ah, c'è Thor da fare, ragazzi. Mi sa, no. Ho sbagliato. O sì. No, mi sa che c'è Thor, sì. No, mi manca Vespa. Mi manca Vespa dei buoni. Oltre a lei. E poi niente, ci sta... tre cattivi. Il primo che farò è Teschio Rosso, sicuro. Allora, qui il rosso è facile perché seguiamo esattamente le pieghe della fascia. Quindi dove c'è questa piega qui andiamo di netto a tagliare. E poi riprendiamo qua sotto. Poi abbiamo qui e questa fascia. Il resto è in ombra.
Dietro la facciamo un po' più scura, ovviamente. Allora, dietro picchia da qua, quindi qui lo prende. Anche qua prendo. Perfetto. Teschio rosso. Sì, faccio teschio rosso, che è carino. Lo facciamo super pucci. Ma spietato. Un pucci spietato. Allora, iniziamo a aggiungere un po' di scarlatto. E qui il piedino è super illuminato. Qui invece sono al buio, quindi non ci importa più di tanto. Giusto un po' i polpacci. Questo sicuramente perché è più vicino alla fonte di luce. Facciamo la luce tonda perché effettivamente è tondo il polpaccio. Così è più cartonato. Ripassiamo qui. Sì, questi qui purtroppo, vabbè, purtroppo, insomma. Da Big Child perché gli altri non li hanno fatti. Considera che Captain American, Hulk, Thor, Teschio Rosso, Punisher e qualcun altro li posso prendere da Arnau e da Giraldes. Però tutti gli altri, tutti da Big Child. Ma più che altro per, cioè ormai più o meno lo stile cartonato ho capito come farlo, più che altro per vedere i colori delle divise e le cose, chi se le ricorda. Iniziamo ad aggiungere un po' di scarlatto. Bene, adesso posso zoomare di controllo. Guarda che c'è qualcosa che non va. Non sono cattivo, ma ho dispettoso tanto, sì. Sgranchirsi. Ok, grazie. Oh, fuori scrocchiata la schiena, spettacolo. Adesso sto lumeggiando con una punta di scarlatto. Ma nel frattempo che il rosso si asciuga, noi continuiamo con la tutina blu. Così poi dopo se serve da ripassarlo, ci siamo pronti. Ecco, quindi mi devi ringraziare. Sì, qui ti ringrazio.
Allora, adesso vai col blu. Adesso vai col blu. Abbiamo blu di Prussia, turchese e il celeste. Quindi io mi metto turchese qua. Blu di Prussia di qua. E il celeste che è l'American Blue della K. Che ti è parte top. Grazie. Allora. Pronti per il nostro blu. Quindi. Iniziamo con il blu scuro, blu di Prussia. Oppure sarebbe un Cantor blu, va bene uguale. E via. Tanto la dottina si fa presto. Ok, allora adesso iniziamo ad aggiungere un po' di turchese al nostro blu. E ci schiacciamo le luci. Allora, qui l'effetto cartonato ho visto che è abbastanza sfumato, quindi andiamo più tranquilli. Nel senso che è un po' più facile. Aspettate sul fondo che ancora non si è asciugato il blu. Vale. Ok. Qui dentro però aggiungiamo un po' più di blu perché sta nascosto. Perfetto. Anche questo lo posso scurire un po'. Comunque un po' più in ombra, come qui. Ok, perfetto. E ora dietro. Qui la luce arriva sul gomito. Qua con un po' più di blu perché è un po' più lontano dalla fonte di luce, però c'è. Perfetto. Ok, un anello più piccolo e aggiungiamo il
l'American Blue, il turchese. Abbiamo il nostro celestino chiaro. Ci andiamo a segnare praticamente le parti quelle più sporgenti. Linee decise. Il 50-50 sfumiamo. Anche qui il colore sembra più spesso. Sì, leggermente. Sempre per lo stesso motivo, perché comunque sia vogliamo che al primo passaggio non sfumi troppo, ma che rimanga lì. Quindi a parte la base che è diluito solido, nel resto dei passaggi marvellini hanno colore più spesso, giusto? Sì, però attenta al concetto di spesso, che non è che deve essere un tocchetto di, diciamo, di stucco. Sempre delicato. Comunque sì, perché in quel modo fai le prove, semmai, perché in quel modo hai direttamente la linea che interessa a te del layer. Vale. Quindi adesso mi sono risegnata di nuovo le luci massime e adesso piano piano le vado un attimo a risfumare se sono esagerate, ma appena appena proprio. Allora. Stasera provo la divisa di K America, aiuto. Guarda, questo metodo ti viene bene. Vedi, col 50 e 50 sfumi divinamente e subito.
Ok, perfetto. Allora, voglio un attimo correggere giusto la luce sul cosciotto. Perfetto. E adesso la parte più divertente. Tutti i bordini. Ok. Ciao, guardate, sono passata per un saluto. Grazie, Cri, un bacione. Che dici? Come sta avvenendo la super K? Hai visto i figli, sai, che belli? Ok, vai. Adesso andiamo di bordini, quindi oro tessuto. Partiamo con nero e uniforme inglese. E via. Mi raccomando, super precisi, modalità sniper, non respirate se necessario. Allenamento di apnea in arrivo. Praticamente poi le luci le andiamo a mettere come se fosse metallo, non metallo. Bello, no, sono contenta che vi piace, ragazzi. Poi anche i colori comunque si prestano bene, eh. Rosso, blu, giallo, stanno veramente bene insieme. E anche quello è importante. Ora lo banno sto bot se non la smette di spammare. Tanto è buio, quindi non ci preoccupiamo troppo. Cattiva ti vogliamo, bannalo. Sì. Dopo lo banno e dico, senti, va bene che devi mandare quel messaggio, però non tutte queste volte.
Allora, per i capelli sarà, non so se te lo sei perso, ma la palette è la stessa che sto usando ora. Quindi nero, Dumble Brown, uniforme inglese, uniforme giapponese e Ice Yellow. E io ho fatto quel riflesso all'anime. Comunque, man mano che cresce fa un effetto stupendo, è davvero bellissima. Grazie. Eh sì, poi piano piano. Più vai avanti, e più prende vita. Bene, perfetto. Eh sì, viene veramente un bel colore. Poi, se è troppo giallo spento, tipo ottone, che non ti piace, puoi o fare un glaze con l'uniforme giapponese oppure col contrast color Aienda Yellow per farlo proprio un po' più giallo. Altrimenti colori un po' di più le ombre con il Dumble Brown, che è un po' più rossiccio e fa risaltare un po' di più il giallo. Allora, le parti già le abbiamo fatte tutte, manca sto pezzetto. Perfetto. Ora possiamo iniziare a metterci le luci. Quindi aggiungo sempre più uniforme inglese e uniforme giapponese. E andiamo a fare così il nostro oro tessuto. Questa mescola qui vale anche per gli storici, ragazzi. Se vi può interessare. Ciao Muscia, Sara mi ha detto di Midara. La speciale si alza, ora mi metto pressione. Grande Matti, grazie mille per la pubblicità su quel sito. E sì, mi spedisce. In settimana mi dovrebbero arrivare i pezzi, così iniziamo anche a Midara. Anche perché i Marvellini, ragazzi, me ne mancano 4, quindi sono già finiti. Prima che mi arriva il pacco del Kickstarter, penso che ne passerà di tempo. Oltretutto domani dovrebbe arrivare pure la stampante 3D. E iniziamo. Sarà già disperata. Allora, qui le luci vanno come se fossero dei metalli, tutte queste parti, quindi sempre sui lati più sporgenti. Ricordate di lasciare le ombre in modo tale da mantenere il contrasto.
Piano piano iniziano a vedersi le luci. Ma poi ti scolpisci qualcosa con ZBrush o ti compri gli STL? Allora, guarda, al momento mi compro gli STL, soprattutto quelli di Artisan Guild, che sono praticamente i miei preferiti, perché gli scultori che hanno è proprio lo stile che piace a me. E poi vorrei più avanti, penso l'anno prossimo, riprendere ZBrush e scolpirmi i pezzi da sola, giustamente. Che se riuscissi a farli con lo stile di Artisan Guild sarebbe davvero figo. Perché è proprio quello che piace a me. O quello o la tipo Durgin Forge. Ok, allora adesso iniziamo ad aggiungere un po' di uniforme giappa. E riduciamo sempre di più l'area. Anche perché poi dopo l'ultimo step è l'aisiello. Di la verità, l'hai presa solo per la sfida con Giaca. Effettivamente. Probabile, sai? Quando mi hai detto che non potevo partecipare, niente, me la sono l'ho presa sul personale, capito? A concentrarci sui punti più colpiti. Massima precisione. Se no Karim mi cazzia. Giustamente. Diciamo come. Se sbava lei, posso sbavare pure io. Ah, mi fai pure la linguaccia? Io ce la faccio anche se tu non lo fai. Avevo già detto a Sara che ti avevo spedito il pezzo, ma dai. Dopo mi mando la foto dei pezzi che mi hanno commissionato. Ok, allora il giallo c'è tutto. Adesso dobbiamo solamente. Ma lei non deve partecipare. Quindi io devo ricevere il pezzo, lo devo dipingere, però devo essere tipo fonte di ispirazione, non posso gareggiare, va bene, ragazzi. Stai discriminando in questa maniera? Allora, adesso ICL, mi raccomando, che è una luce potentissima, concentriamola veramente nei punti di stramassima luce. Poi se è troppo chiara non è un problema perché ci facciamo un glaze sopra di uniforme giappa e andiamo ad attenuare ovviamente la luce.
Quindi soprattutto gli spigoli. Oh. Anzi, questi qua dietro ci metto subito un po' di uniforme giappa, così li attenuiamo subito. Esatto, tu lo fai e già che copiamo, ok, carino. Cosa sono i Durgin? Durgin Forge, cercala, ragazzo, un mio amico di Torino, sempre. Praticamente lui scolpisce, ha fatto diversi Kickstarter in nani e quest'anno invece ha fatto gli elfi. È veramente bravo, sono veramente carini i pezzi. Io per esempio i nani ce li ho tutti i suoi, l'ho presi quel Kickstarter lì. Allora, adesso provo a fare le luci bianche. Sullo spallaccio. Grazie, Gri. Adesso faccio un leggero glaze sopra. Ok. Posso fare lo stesso giochetto, diciamo qua, sul volto. Ok, adesso glaze ovviamente. Ok, diciamo che devo avere sì i riflessi bianchi ma senza esagerare perché sennò dopo diventa di ferro come Iron Man. Tanto so che si assorbe, quindi va bene.
bene così. Anzi, io dovevo un sacco fare sotto magari una base un po' più chiara, schiacciata e poi sopra vai di glaze. Tipo adesso ci sto passando lo scarlatto, così si vede di più. Perfetto. Ok, guardate, direi che è finita. Do giusto qualche ritocchino qua sul... Muscia si chiama Matteo, il ragazzo del Durgin, sì. Lo conosci? Matteo Donzelli. Grazie Nim, sono contenta che ti piace. No, no, ho trovato il kick. Ok. Sono belle, vero? Veramente bravo, poi se le scolpisce lui, considera. Ok. Possiamo aumentare un po' di luce qua. Sono giusto ritocchini questi perché... Pensavo di metterci di più. Tanto che ci sono, adesso facciamo pure la basetta, tanto un po' di tempo è rimasto. Quindi, nero, bianco, lo abbiamo. Comunque, ragazzi, spero che vi piaccia, che abbiate capito anche il loro tessuto, che è davvero carino da fare su di lei, per esempio. L'unica cosa che posso aggiungere è un po' più di Dumble Brown, che è una luce marrone, un'ombra marrone qui sul petto, giusto per colorarla un po'. Ok, perfetto. Questi sono proprio micro ritocchi, eh. Giusto per dire, faccio qualcosa in più. Davvero carina. Sì, mi piace. Ok, allora adesso la basetta, brutale. Domani invece, ragazzi, continuiamo lo scudo. Allora, facciamo la seconda parte dello scudo, quindi metallo non metallo oro. Cambierò il foglio assolutamente perché è il delirio. E invece venerdì facciamo Vespa. Questo
Così poi ci rimangono solamente. Non funziona? Sorry, we didn't find what you're looking for. Ok, dopo lo sistemo, grazie. A parte che devo pure bloccare il bot perché sta veramente spammando all'inizio dello streaming. Oltretutto, cioè, consigliere c'è sempre stato, cioè, l'ho sempre tenuto attivo, ma non ha mai funzionato. Oggi ha deciso di partire. E si vede sta recuperando per tutte le volte che non ha funzionato. Oggi ha deciso di funzionare e di recuperare per tutto il tempo che non ha funzionato. Ma dopo lo sistema. Aggiungiamo un po' di bianco, quindi un grigio più chiaro. Tanto poi questo si assorbe, quindi non ci preoccupiamo più di tanto. Poi questo qui fatto così è una sorta di, chiamiamolo dump brushing, non è proprio dry, diciamo che è umido. Ok, poi ci serve il marrone, ce l'abbiamo? O è finito? Il marrone ce l'abbiamo, eccolo qua. Facciamo i sassolini. Ok. Non voglio usare, ma sembra il più bello per tutti quelli che hai fatto. Spettacolo. Grazie. Nell'URL manca la parte finale del tuo account. 6721. Sì, infatti. L'avevo notato anch'io. Ma dopo ce lo metto. Ok, ragazzi. Che altro possiamo fargli? Poco, perché comunque sia. Giusto. Un po' di luce qua, bordini profilati dei mattoncini. E direi comunque che ci siamo. Ok, perfetto. E la nostra Captain Marvel è finita.
ragazzi, grazie per la compagnia come sempre e ci vediamo domani. Domani è dalle 6 alle 8, inizio un po' più tardi così sono contenta che mi piace. Così ci sta anche qualcun altro e niente, continuiamo il nostro scudo oro, metallo, non metallo. Grazie ragazzi, un bacione.